cose che danno sapore alla vita sono quelle più rischiose, quelle ai margini dei precipizi, sui limiti dei burroni, dove di solito solo gli asini amano camminare col gusto inconsapevole del pericolo, simile del resto in questo a un certo tipo d'uomini che senza avvertire il pericolo si ostinano a perdere la testa per le donne. Lei ha definito il vostro gioco delle parti uno spettacolo fatto di carne e di sangue. In che senso? Beh, che a differenza di tante edizioni precedenti, questo parte dalla novella, che è molto più bassa come tono di gente sociale, insomma, è una media borghesia, non è un'alta borghesia. Per cui è una storia di corna, in realtà, è una storia che è molto vicina a noi oggi perché è rivissuta, tutto quello che si rivive è più rivissuto e quindi è più presente. E in realtà io sono in palcoscenico chi ricorda questa vicenda, sono l'attore che lo ricorda anche perché l'ho fatto 13 anni fa nello spettacolo e sono il personaggio che invecchiato ricorda da vecchio quello che è vecchio, per modo di dire, insomma, non esageriamo, insomma, quello che è successo. Ed è una è in qualche modo c'è tutto il gioco delle parti, non è un tradimento, non è una maniera di fare il gioco delle parti così a casaccio, è un approfondimento. Oggi rileggendo, invece di tradire come tanti fanno, si può approfondire, ecco. La corda matta è sempre presente nella mente di un teatrante, l'ha scritto lei. Ci è voluto pazzia per mettere in scena questo spettacolo? Pazzia personale sì, perché è una mia compagnia e quindi non essendo aiutato per ora dallo Stato è tutto di tasca mia quello che si vede sul palcoscenico. Mi conquisto il diritto di recitare portando pubblico a vedere lo spettacolo e quindi facendo girare un prodotto e quindi dando la possibilità a circa 15 persone che mi girano intorno di avere un lavoro. Se non sono mai io. Come, non sei tu? Io libera di disporre di me come se non ci fosse nessuno. Ma chi c'è? Che è lui! Io vedo sempre lui che me l'ha data questa libertà come se fosse una cosa da niente, andandosene a vivere per conto suo. E dopo avermi dimostrato 3 anni che non esiste questa famosa libertà, perché tanto alla fine io sarò sempre schiava di Questa è una fissazione, scusa. Io. Ah, Leone! Guido! Ero qui da Silvia per bere un bicchierino di Chartreuse. Alle 10:30? Di già. Infatti stavo per andarmene. No, non dico per questo. Verde o gialla la Chartreuse? Ma non mi ricordo. Verde, mi pare. Verso le 2 tu sognerai di schiacciare tra i denti una lucertola. Che schifo! Positivo, effetto dei liquori bevuti una certa ora dopo il pasto. Ah. Povero Guido Venanzi, avevo sempre goduto a metterlo a disagio, anche per le cose più stupide. Se ne stava lì a fissarmi a bocca aperta senza trovare la parola giusta e toccava sempre a me rompere il silenzio per toglierlo dall'imbarazzo. Mia moglie? Ma era con me poco fa. Ah. da un sentimento, no? Prima d'amore. D'amore, tu? Sì, d'amore. E poi di rancore, eh? Bisognava disarmarsi di questi sentimenti, vuotarsene per far cadere quelle ragioni, lasciarti vivere, non come vuoi, non lo sai tu stessa, come puoi. La storia è finita, mia cara. Mi sono vendicato. Siamo pari. Tu sei un uomo cattivo, profondamente cattivo. È la ragione. Quando uno si è votato ad ogni passione. Per tutta la vita hai preteso d'essere un uomo indifferente a tutto. Invece eri solo la maschera di un uomo razionale.